ed ora passiamo al primo ospite di oggi, che è qui con me già al telefono per parlarci di alcune importanti novità su una storia molto controversa di cui abbiamo parlato più volte nella mia trasmissione, cioè il ritratto d'uomo di Belmure attribuito a Van Gogh, che sarebbe l'unico dipinto tra l'altro dell'artista olandese esistente in Australia. E il dipinto, faccio un lieve riassunto, il dipinto è approdato nel 1939, poi acquistato dal museo di Belmure. Nel 2006 il quadro viene inviato per una mostra a Edimburgo, dove ci furono feroci critiche sulla sua autenticità da parte della stampa e di studiosi anglosassoni, che costrinsero poi il museo di Melbourne a porsi interrogativi circa la paternità dell'opera. Così, al ritorno da Edimburgo, il quadro fa tappa ad Amsterdam, dove Louis van Tilburg e lo staff scientifico del museo Van Gogh ne decretano la non autenticità, cioè il quadro, secondo il comitato scientifico del museo, non è di Van Gogh. E questo era il 2007, però tutti non sono d'accordo, quindi ci sono altri studiosi che invece pensano che non sia così. E nel 2008 un lettore di giornali australiani si accorge che il modello del ritratto assomiglia al ritratto di Ivan Pavlovich di Ilya Repin, che è un pittore scultore russo datato 1882, che si trova sulla copertina di un libro di Dostoevsky. Qua inizia il contrattacco portato avanti da Benoît Landais, uno studioso francese di Van Gogh, ma soprattutto dalle scoperte del nostro studioso italiano Antonio De Robertis, che con grande tenacia, grande volontà ha ricostruito la storia del quadro completando proprio l'esatta provenienza. Infatti adesso ascoltiamo proprio lui. Antonio De Robertis, pronto? Sì. Ciao Nicla, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie, grazie. Un saluto anche a te. Di essere tornato fra di voi. Sì, come hai potuto sentire, io ho fatto un riassunto sommario della storia per introdurre la tua scoperta. Insomma, sono. Mi ha dato un'idea, un'infarinatura, diciamo, di una storia che in sé è anche abbastanza semplice, se vogliamo, ma ha dei risvolti veramente molto, molto complicati. Poi, da quando mi sono addentrato, diciamo, a fare un po' lo studioso di quadri, mi sono reso conto che la maggior parte delle persone, sì, hanno l'idea di un quadro come di una superficie rettangolare dove si vede qualcosa, qualche colore. Le cose più interessanti da scoprire in un quadro sono alle volte dietro. Stesso, come già ho avuto occasione di raccontarvi per i girasoli, per esempio. Ma proprio il quadro stesso in sé ha una sua vita, un suo percorso durante l'arco della sua storia, da quando il pittore lo fa fino a quando arriva recentemente nelle mani dell'ultimo possessore, e ci sono delle storie veramente incredibili che si intrecciano attorno a quello che noi vediamo, insomma. Infatti, come questa, tra l'altro, questa è una storia, sì, è una che storia tocca veramente molti personaggi, sì, insomma, sì. È molto semplice, però insomma, per i non addetti un attimino è un po' così, un po' no complicata, però è abbastanza intricata, diciamo, no? Sì, c'è dentro di tutto, sì, infatti. Di tutto. Anche perché, per esempio, c'è tutta la come dire, i russi espatriati dopo la rivoluzione d'ottobre, sì. Io non sapevo che Parigi, soprattutto, anche altre città, Londra, New York, ci fu, come dire, un esodo di tutti questi ma persone anche umili che non condividevano magari le idee nuove del sovietiche, diciamo, del bolscevismo, ma anche e soprattutto tutto un giro di personaggi, di caste importanti dell'epoca dell'imperatore, diciamo, sì, dello zar. La maggior parte di questi, diciamo, fuoriusciti
Era a Parigi. Ecco. Era a Parigi, ma si parla di centinaia di migliaia di persone. Sì, certo. E quello che mi ha colpito è soprattutto la determinazione che avevano questi fuoriusciti, sì, a coagularsi fra di loro, anche fuori dalla terra madre, per conservare il ricordo e perpetuare, insomma, il ricordo della loro terra, ma anche per tenere vivo certi valori, soprattutto fra i bambini, fra i ragazzi, certo, giovani, no? Beh, facevano comunità, come si dice, no? Sì, si stringevano tra di loro proprio per... C'era proprio un quartiere, ecco, si è sviluppato, appunto, in una zona di Parigi vicino a Place de l'Étoile, no? A qualche centinaio di metri, insomma, fu costruito, credo, negli anni dell'Ottocento, quando c'era ancora lo zar in pieno vigore, diciamo, e questa basilica che si chiama di Sant'Alessandro Nevski, che esiste logicamente tuttora ed è il punto di riferimento della Chiesa ortodossa fuori dalla Russia, no? Certo. A Parigi. E attorno a questa chiesa qui c'è tutta una storia che ho scoperto pian piano procedendo, perché è stato molto faticoso ricostruire la provenienza di questo quadro. Quanti anni, anni hai dedicato? Praticamente il primo giorno in cui mi sono occupato risale credo a luglio del 2014, sono ormai quasi 5 anni, 4 anni e mezzo che... Sì. E veramente è una storia incredibile, certo, incredibile, perché non è stato facile un quadro che sul catalogo generale viene indicato di proprietà della galleria Abels, Hermann Abels di Colonia, l'unico riferimento, ecco, era solo quello, tuttora oggi l'unico riferimento che si ha di questo quadro dal 1928 in poi, in avanti, è questo, ma dal 1928 fino ad arrivare, diciamo, al momento in cui il pittore col pennello ha fatto il quadro, c'era un buio assoluto. Ecco, un buio, ecco, assoluto. Il vuoto. Io mi ritengo onorato, diciamo, soddisfatto e anche stanco, se vogliamo, di essere riuscito, diciamo, anello per anello, a ricostruire praticamente... tutta la provenienza, perché è stato realizzato nel 1887, fine metà del 1887, ad arrivare al 1927 quando viene venduto e poi catalogato, sì, sono passati la bellezza, se non sbaglio, di 40 anni, certo, dall'87, sì, al 27, 40 anni, c'era un buio assoluto attorno a questi 40 anni di vita di questo quadro. Sì. E diciamo, tutto sommato ho proceduto secondo un criterio estremamente semplice, no? Perché sapevo che Van Gogh, quando faceva dei quadri anche belli, anche di ricerca, sì, o li conservava per il fratello, va bene, oppure, sì, dava l'originale alla persona ritratta che gli aveva fatto il favore, anche gratuitamente molto spesso, di farsi ritrarre. E magari poi si faceva una copia anche per lui. Ah. Questo però nel periodo un po' più maturo, diciamo, da Arlin poi, no? C'è questo sdoppiamento, tanti ritratti vengono fatti in originale più una copia, due copie a seconda delle esigenze. Ah. E logicamente, secondo me, questo quadro non poteva sfuggire a questa logica, no? Questa logica, cioè nel senso di dire, se non se l'è tenuto la famiglia Van Gogh, evidentemente sarà stato dato alla famiglia di chi si è fatto ritrarre, no? O, certo, o al ritratto stesso, alla persona ritratta. Questa è stata la mia, diciamo, non ci voleva neanche un genio come partenza, no? Però dobbiamo anche dire che ringraziamo questo signore, lettore, attento lettore di romanzi, in, sì, Australia, perché quando scoppiò questo caso nel 2007, se ricordo bene, dopo che logicamente fu espunto dal Museo Van Gogh, in Australia si aprì un dibattito vivace, credo. Molto vivace, perché era l'unico quadro. Per la verità poi ho scoperto che ce ne sono due in Australia. Ah, però, collezioni private?
Sì, no, ecco. No, no, è musei. Ah, nei musei, musei. Ah, vedi. Però, in base alla qualità del quadro, questo è veramente un quadro finito, diciamo, anche secondo la mentalità e la psicologia di Van Gogh, no? Anche se non è firmato, è un quadro finito. Ed è a Melbourne, come sappiamo, oramai sì. Relegato, diciamo, non dico nei magazzini, ma umiliato in un angolino con un cartellino dove si dice che si pensava che fosse un Van Gogh, invece è un pittore della cerchia, eccetera, eccetera. Ma ce n'è uno a Sydney, nel museo di Sydney, che è stato acquistato anche, credo, più recentemente, attorno agli anni 60. Il primo nel 40, 1940, poi l'altro invece attorno al 60, credo, 1960 o 1990 addirittura, ed è uno studio di quelle 50 teste di contadini che Van Gogh ha fatto, è uno studio del personaggio che si trova poi nei mangiatori di patate, no? Dove viene rappresentata tutta una famiglia di contadini. Bellissimo. Che coltivano patate. E se voi avete presente, c'è proprio di fronte a voi, guardando il quadro, sì. Un po' sulla destra, c'è un signore con un berretto, sì. Che poi ho scoperto io che era lo zio di quella famiglia, era una famiglia dove c'era una vedova con due figli grandi, una è Gordina De Gro, poi c'era suo fratello a sinistra, e questo signore col berretto, e lo zio di questa famiglia, insomma, faceva un po' da vice padre, si vede che era il fratello del marito morto, sì. e quindi è stato, come per tutti i personaggi rappresentati nei mangiatori di patate, e sono stati fatti parecchi sì. studi a olio di queste teste, e uno sta lì a Sydney, ce n'è uno di questi che non definirei un quadro tra i più belli di Van Gogh, uh-huh. Lui stesso l'ha sempre considerato, li ha sempre considerati come degli studi, appunto, si chiama studio, non è un quadro finito, quindi non fa molta differenza, perché uno o due, tu capisci che un continente vasto come l'Australia, sì. No? Oceania, Australia, insomma, sì. C'è solo un quadro di Van Gogh e viene erroneamente, da chi dovrebbe difendere la figura di Van Gogh a livello mondiale, viene umiliato e relegato quasi nei magazzini, non è una cosa giusta, una cosa bella, insomma. Eppure hanno fatto anche loro uno studio, perché hanno... Ma uno studio anche molto approfondito, devo dire, soprattutto seguendo però la linea tecnica del quadro, non la linea storica, ecco. Perché tu sai bene che io l'ho sempre detto, e anche ai tuoi ascoltatori, io non sono un critico d'arte in senso stretto, a me non mi devi chiedere se tal pennellata è van Goghiana, se è giusta, non è giusta, lo so, dovrei magari occuparmi soprattutto anche di quello. Ma io sono un investigatore, sì, sono sempre sì. ritenuto un gradino inferiore, ma credo di aver dimostrato nel corso degli anni, dei decenni, di essermi molto affinato in questo lavoro, no? E adesso non voglio fare il superbo, ma credo a livello mondiale, insomma, di aver dimostrato di hai dato enormi contributi, intanto sì, anche se non vengono apprezzati perché tu ogni tanto ti scontri, cioè quando sì. loro dicono che un quadro è vero tu dici che è falso, quando loro dicono che è falso tu dici che è vero, quindi invece poi di apprezzare, no, e di seguire infatti. Di coadiuvarmi in questo lavoro qui, cosa ho ottenuto dal, diciamo, ma non solo dal Museo Van Gogh, da anche tutto un giro di dall'elite, diciamo, dei museo, grandi anche Goldin stesso, per dire, qui in Italia, anche da altri giornalisti a Londra, eccetera, che mi hanno messo la mordacchia, mi hanno messo la sordina, va bene, quando invece se fossero stati più intelligenti mi seguivano, verificavano tutto quello, certo, si apriva un dibattito, sì, si apriva certo. una discussione. Adesso ho saputo che stanno cambiando il direttore al Museo Van Gogh, non so se tu lo sai. No, non so niente, sei tu che mi informi di questo. Dopo 12 anni di attività è stato promosso come direttore della Royal Academy di Londra, che è una, come tu sai, un'istituzione
d'arte privata. Tra l'altro ne approfitto se posso, stanno proprio alla Royal Academy, stanno facendo una mostra su Bill Viola e Caravaggio, bellissima, veramente. Sì, sì, mi sembra di aver sentito. È bellissima proprio, tra un mese finisce. Sì, sì, è un'istituzione prestigiosissima. Molto, molto. Poi lui, essendo un tedesco, chiaramente è anche un, come dire, un bel riconoscimento. Però non da parte mia, perché purtroppo devo dirlo, mi dispiace dirlo. Anche dopo come ti ha trattato. No, ma non è quello, perché sennò sarei anche un po' meschino, diciamo, se dovessi. Proprio come qualità di direttore del Museo Van Gogh, è stato il peggiore dal 1973. Ci sono stati, credo, 5-6 direttori, non tantissimi, del Museo Van Gogh. Questo qua è stato, secondo me, il peggiore, perché ha dato un impulso eccezionale all'immagine di Van Gogh, spostandola però sul piano del marketing, vergognosamente commerciale. Del marketing, infatti. Più volte fare economia. Sì, poi nella tua trasmissione più volte ho raccontato come no. Cose anche sgradevoli. Come le scarpe, Vance, ha messo l'autoritratto di Van Gogh sulle scarpe, sì. E vabbè, e torniamo un po', perché io sì. Abbiamo 20 minuti, te lo dico. Sì. Quindi cos'è successo? Che ho impostato la mia ricerca logicamente verso la famiglia, dopo che ho saputo, per merito di questo signore lettore, che non è un critico d'arte, non è un pittore, è solo uno che ha saputo cogliere un dettaglio che agli studiosi anche era sfuggito. Scusami, Antonio, sappiamo il nome di questo signore? No. Ma credo che si sappia, ma lo trovi su internet. Però bisogna andare proprio sugli articoli scritti all'epoca, okay, nel 2007, e lo si può trovare, perché poi merita anche un ringraziamento. Meriterebbe appunto una citazione, perché il signore che ha letto, che si è accorto, eccetera, sì, carino magari ricordare proprio il nome, visto che ha dato l'input, no? Sì, Nicola, perché senza l'apporto di questo signore saremmo ancora nella nebbia, Invece, avendo individuato il personaggio, sì, logicamente Benoît Landé ha fatto una sua certa parte, però io ho orientato la provenienza logicamente verso la famiglia, sì, e qui ho azzeccato la strada giusta da seguire, no? Ora, la famiglia Pokitonov è una famiglia un po' complicata, perché questo pittore si è sposato una prima volta con Matilda von Wulfert Pokitonova, da cui ha avuto 3 figlie femmine, no? Poi il matrimonio è andato un po' a rotoli, se n'è accorta la madre della moglie, quando nel 1886, dopo la morte del marito in Ucraina, a Kiev, e venne a Parigi ad aiutare la figlia che stava partorendo la seconda, o aveva la seconda figlia piccolina, era nata nel 1885. Si accorse che le cose non andavano bene in famiglia, tra il pittore e la moglie, che era una donna molto indipendente, Matilda von Wulfert Pokitonova, al punto che studiò, è una delle poche donne a essersi laureate, una delle primissime donne a essere accettate e ad essersi laureate alla Sorbona di Parigi nel 1890. Ha ottenuto il baccalaureato proprio pochi giorni prima che Van Gogh si sparasse a, credo, il 24 di luglio perché ho studiato molto bene tutta questa storia. Laurea in igiene, cos'è che era? Sì, era esperta in dermatologia. Dermatologia e igiene. Ha scritto molti libri, ha fatto molte conferenze fino alla morte, perché è morta il 26 giugno del 1926, sempre a Parigi, dove ha vissuto praticamente dal 1877-78, credo, quando arrivò a Parigi per continuare gli studi da San Pietroburgo. Ha vissuto, si può dire, salvo viaggi che faceva col marito per motivi di arte, di pittura, di lavoro, sempre stata più o meno a Parigi. E cosa succede allora? Che la madre se ne va, ritorna giù in Ucraina,
e si, essendosi accorta che in famiglia le cose non vanno bene, manda la figlia minore, la sorella minore di Matilda, sì, in casa, perché faccia un po' da spia, no? Sì. Che gli mandasse delle lettere per sapere se i due coniugi si rimettevano in pista, se continuavano a litigare, insomma. Mm. E cosa è successo invece? Che il pittore a un certo punto ha avuto una relazione con la sorella. Proprio con lei? Con la sorella della moglie. La persona che doveva fare la spia, vedere come andavano le cose, si è ritrovata. Invece lui si è innamorato. Questa donna, perché era, al contrario della moglie, che era, ripeto, una donna per i suoi tempi molto indipendente, molto. Lei era molto sottomessa. Mm. Secondo i dettami della Russia di quell'epoca lì, insomma. Mm, no? Infatti lui nel 1892 se ne va via, la moglie gli nega il divorzio. Ah, ecco, infatti. Però fa fatica oltretutto ad ottenere la disponibilità delle tre figlie. Mm. E lui va a vivere praticamente in Belgio, vicino a Liegi, con la sorella, e hanno un figlio che si chiama Boris. Mm. Boris. Quindi tre figlie con la prima moglie e un figlio con questa signora qua. Con la cognata, diciamo. Con la cognata. Cos'è successo? Che logicamente io, dovendo partire, mi trovo un bivio e dico: questo quadro qui devo andare a cercarlo nella direzione Vero. Della seconda famiglia o nella direzione della prima famiglia? Mm. E non è stata una cosa da poco, perché avendo saputo che Boris Pokitonov, il figlio, diventato adulto, aveva lasciato tutta una serie di diari di quell'epoca, no? Parliamo attorno tra il 1920 e il 1930, sì. Ha depositato i suoi diari prima di morire in una istituzione, adesso ISSK o H mi sembra, ad Amsterdam. Ho preso cappello e bastone nel gennaio dell'anno scorso, del 2018, con Emanuele, sì. Emanuele della Bella, e siamo andati ad Amsterdam, in questo istituto, passato un giorno intero ad esaminare la bellezza di 54, credo, piccoli block notes, dove lui scriveva in continuazione, era un grafomane questo signore qua, per capire se il quadro era passato dalle sue mani, no? Certo. E invece non abbiamo trovato nessun Niente. Riferimento. Niente. L'unico riferimento l'ha trovato Emanuele, diciamo, perché è il primo dei due che gli è capitato il volumetto giusto. Sì. E raccontava di una mostra che questo signore qui va a vedere con suo cugino, sì, nel novembre del 1927, dove dimostra tutta la sua grande passione per Van Gogh, no? Addirittura dice in quegli appunti di ritornare, che è ritornato due volte a vederci la mostra a Bruxelles. Due volte. E racconta addirittura l'elenco dei quadri che c'erano nella mostra, no? Allora io mi sono detto: ma un signore che è così interessato a Van Gogh fino a questo punto, se avesse in casa un Van Gogh, vuoi che in 54 diari di quell'epoca lì non fa un cenno, non fa un infatti, posso dire, io ho a casa un quadro di mio padre fatto da Van Gogh, no? Certo. Lì mi è suonato subito un campanello, ho detto: no, questa strada qui, dico, sarò venuto anche ad Amsterdam per niente, che poi non è vero, perché poi il giorno dopo siamo andati all'AIA, alla RKD, che è un istituto di storia dell'arte dell'Ottocento, a fare altre ricerche, eccetera. Certo. Comunque interessante. Ho abbandonato quella pista e mi sono concentrato sulla pista invece della prima famiglia. Esatto, allora, quella della moglie. Ecco. Ho capito che la moglie, quando l'ha buttato via di casa, sì, logicamente il quadro era o diciamo in cantina, vuoi, o sui muri, vuoi dove che vuoi, no? Sì. Ma quando uno scappa precipitosamente perché viene scoperto dalla moglie, e non è che si porta via anche subito i quadri che ha in casa o roba. E allora ho capito che il quadro è rimasto dal 1892 fino alla morte di Matilda, è rimasto in casa di Matilda, ecco, questo quadro. Ho capito. E lei poi ha cambiato casa un paio di volte a Parigi, perché prima era in Rue de la Beauté, poi va in un'altra strada di cui non ricordo esattamente il nome, ma vicino alla Basilica. Però se lo ha portato sempre dietro.
questo quadro. Sì, l'ho portato sempre dietro. E adesso io non lo so se l'aveva sui muri o l'aveva diciamo in cantina, addirittura magari dentro qualche armadietto o qualcosa. Ma dopo cosa è successo? Dopo è successo questo, che a un certo punto lei muore, sì, il 26 giugno del 1926, e ha tre figlie. Esatto. Tre figlie che possono aver ereditato questo quadro, logicamente. Esatto. No? E io navigo nel buio, allora internet mi aiuta. A un certo punto vado a digitare su internet tre parole. Un nome della figlia, Zoya Markevich, che era il nome da sposata. Sì. Pokitonova. Digito questi tre nomi qua e mi viene fuori che un certo pittore, Pavel Tselichev, un giovane pittore, anche lui diciamo della diaspora russa, che ha fatto dopo, era una famiglia ricca, benestante, come tanti di questi artisti che poi sono andati a Parigi, no? Hai ancora pochi minuti, sì, no, te lo dico. Cosa succede? Che si è trasferito dopo varie peripezie a Berlino, nel 1923 da Berlino passa a Parigi, sì, va bene, e fa un ritratto alla Zoya, alla figlia di, sì, di Pokitonov. Fa un ritratto di Zoya con il figlio, che diventerà un grande direttore d'orchestra, che è Igor Markevich, che poi anche qui la storia si dice che questo signore qui addirittura sia stato quello che ha fatto l'interrogatorio ad Aldo Moro nella prigione. Cioè, tu ti puoi immaginare cosa si nasconde dietro la storia di un rettangolino di quadro da 30x40. Veramente. Ci vorrebbe una settimana per raccontarvi tutto. Invece hai solo 7 minuti. 7 minuti, vediamo cosa riesco a dire. Se no ti richiamerò. Morale, quindi questo signore ha conosciuto praticamente Zoya, ha conosciuto il figlio, e c'è anche un ritratto di una donna senza nome, fatto da lui, che assomiglia grandemente alla prima figlia di Pokitonov, che è Vera Barbe Pokitonova. Ok. Quindi c'è stato un contatto fra questo pittore e la famiglia Pokitonov, no? Esatto. Giusto, c'è stato un contatto. Però quale legame ci può essere fra il pittore, la famiglia e il quadro? Dietro il quadro. Oh, dietro il quadro, eccolo. È stato fatto un profilo caricaturale, no? Di una persona con un naso molto accentuato, un mento molto accentuato, diciamo fatto bene, un po' aspro, però con un po' la strada della caricatura, diciamo, no? Sì. Ecco, allora qui io mi sono concentrato per cercare di capire, ho capito subito che era Tselichev che aveva potuto fare questo ritratto. Esatto, quest'altra. Allora ho detto, vado a vedere nell'entourage di questo pittore se ci sono delle persone con queste caratteristiche. Insomma, non trovo uno, due, tre persone del suo giro di Parigi, di quei giorni, di quei mesi, di quegli anni lì, che hanno tutti un nasone incredibile. ma non personaggi da poco, perché sì, sì. Una è Alice Babette Toklas, che è praticamente la compagna di una vita di Gertrude Stein. Arca, Gertrude Stein. Scopro che lui era amico di Stein e di questa qui. Grande collezionista, no? Sì, sì, grande collezionista. Ci sono un sacco di fotografie di gite, picnic che vanno a fare in Francia, in un paese di campagna, a Belley, eccetera, eccetera. Poi dopo scopro che oltre a loro due ha avuto una relazione platonica, per la verità, con un'altra signora che si chiama Edith Sitwell, una poetessa inglese che ha le stesse caratteristiche, naso lungo, eccetera, eccetera. Sì. E mi ero fermato qui, ho pensato che il quadro ha fatto questo giro qui, cioè le donne Pokitonov hanno cercato di venderlo, hanno chiesto aiuto a questo pittore, a Pavel, sì. E questo pittore si è ingegnato, sì, per cercare di piazzarlo nel milieu artistico danaroso, no? Perché, esatto, perché un Van Gogh costa, Gertrude Stein infatti era una che poteva permetterselo. Adesso quattro giorni fa, sì, come ho avuto da dirti, e scopro che c'è un certo Nicholas Nabokov, un musicista che è nato nel 1903,
Nel 1924 va a vivere in casa a Parigi con Celicev e col suo compagno Alan Tanner. Ecco. Anche questo ha le stesse caratteristiche, tra l'altro Ella Hendrix, quando è stata fatta la perizia al Museo Van Gogh, vedi voi donne che avete un fiuto, no? Nel valutare sì. se uno è uomo o donna, sì. aveva già detto che quel profilo era di uomo, io non so come ha fatto a capirlo. Intuito. Questo signore qui, questo ragazzo qui, ha tutte le caratteristiche di profilo per essere anche lui un papabile, uno dei tre papabili di questa cosa qua. Comunque, lasciamo stare questo aspetto. Per concludere, sì. In questo milieu russo sì. parigino, logicamente si aiutavano fra di loro, no? Sì. Nel 1925 l'arcivescovo metropolita di Parigi, che si chiama Eulogie, sì. adesso in russo, Eulogie, lancia una campagna, va bene, tra tutti gli studiosi, scienziati, pittori, scultori, scrittori, poeti, per dare un impulso all'aiuto, fare delle collette, sì, vendere le loro opere, per aiutare i bambini russi espatriati. Sì. Va bene? E io cosa vengo a scoprire? Che poi Vera Barbe Pokitonov, la figlia sì. di Matilda, nel 1929 apre in un paesino vicino a Parigi, a 10 km da Parigi, a Verrières-les-Buissons, apre una casa per bambini russi che rimarrà aperta dal 1929 fino al 1948. Va bene? Sì. Anche essendo anche benestante, perché ha sposato in seconde nozze un grande profumiere, Bien-Aimé, che quindi erano, sì, due minuti. Erano anche diventati ricchi, eccetera, eccetera. Per cui questa è la trafila un po'. Quindi io non ho la prova ancora definitiva, una lettera, qualcosa dove si dice che questo quadro passa da queste sorelle e roba. Ma però, tu sai, ho trovato una lettera del 21 settembre del 1927 dove il quadro si trova nella galleria di Paul Rosenberg, no? Sì, forse quella l'abbiamo già detto. Ne abbiamo già sì, parlato. Sì. Quindi mettendo insieme tutti questi tasselli mi manca, come dire, la prova cardine vera propria, no? Ma tutte le mie argomentazioni hanno un rigore, una lucidità, una validità che merita, come dire, merito di essere aiutato, certo. Per che qualcuno mi aiuti ad approfondire queste ricerche, no? Certo. Adesso, per esempio, oggi stesso ho trovato che Zoya nel 1960 scrive un libro che si intitola Le Verenin, dove racconta praticamente tutta la saga della sua famiglia con nomi falsi, con nome, però racconta la storia della sua famiglia. Adesso me lo sto facendo, come dire, scaricare da mio figlio, un ebook, sì. mi costa 5 euro, non è che costa granché, 200 pagine però da visionare per vedere se trovo un qualche elemento che mi riaggancia a quello che sto cercando. Ma prova definitiva per concludere, Antonio, ma un aiuto anche da qualche studioso australiano non arriva niente. Quindi in questo campo qui devi sapere, Nicla, che ognuno viaggia per conto suo. Okay. Ci sono molte invidie, ci sono molte dappertutto, però. Prevaricazioni. Ogni studioso, se lo trova lui una cosa la dice, se la trova un altro non è che ti appoggia, no? Fa finta di niente. Dice, va bene, ho capito. Sei stato fortunato, sei stato bravo, arrangiati tu, vai avanti tu, perché io ho chiesto l'aiuto di un giornalista anche londinese. Ricordo infatti, l'avevi detto. Ho aiutato un sacco di persone, sì. Ho trovato l'aiuto in chi? In questo scrittore, che ringrazio pubblicamente, anche se lui non mi sta ascoltando, che si chiama Desmond O'Grady, sì. Un scrittore e corrispondente da Roma, perché vive dagli anni 50 qui a Roma, sposato un'italiana, sì. Che ha preso a cuore questa mia storia e abbiamo costruito assieme un dossier di 12 sì. pagine, che verrà pubblicato proprio in questi giorni, l'1-2 marzo, sì. Andate su internet, perché è sia online che magazine, no? Sì. E sulla più rivista di Sydney e in tutta l'Australia, una delle riviste, se non la rivista più prestigiosa, culturale.
letteraria di Australia. Benissimo. Io spero che qui si accenda un cerino fa aprire un dibattito dove allora ci mettiamo attorno a un tavolo tra studiosi, diciamo, che sono un po' addentro nel problema, e salteranno fuori cose estremamente interessanti, no? E poi lo pubblicherò anch'io sulla mia rivista, te lo dico, online, Cronache Calte, www.cronachecalte.it. Sia quello, e pubblicheremo, Nicla, anche quell'ultima piccola perizia che ti ho mandato, in inglese, dove ho cercato di concentrare tutte le conoscenze che ho messo insieme in questi 4-5 anni, che poi sono in continuo divenire. Ricercatore non finisce mai. E bisogna essere anche fortunati ad aver imbroccato la strada giusta e non dover, come dire, ripartire da zero, no? Certo. Io in questo certo. sono sempre stato molto fortunato. Ci hai messo anche tanta tenacia e volontà. Dobbiamo salutarci, Purtroppo mi sembra che sono qui da 5 minuti e sono qui da 3/4 d'ora. Sì, esatto. È incredibile, quando parli con passione di una roba, guarda. E il tempo vola veramente. Non ti accorgi, non però ti ci risentiremo prossimamente, Antonio, e io intanto ti auguro buona ricerca, questa pubblicazione porterà di non avervi annoiato. Ma no, assolutamente, anzi è sempre un piacere e ci sentiamo prossimamente. Va bene, grazie Antonio. Un saluto a tutti, eh. Grazie, ciao Antonio De Robertis, Radio R. Ciao. Ciao Nicla, ciao.